Ciao a tutti amici di Svan Channel, sono Svano. Io sono Cook. Oggi vi presentiamo il fucile Vetterli modello 1870, e successivo al carcano ad ago utilizzato dal Regio Esercito, e fu il primo modello ad essere utilizzato con cartuccia metallica. Questo fucile, nonostante fosse un progetto italiano, come diceva lui, è un'arma derivata da un brevetto svizzero. L'otturatore è progettato dal signor Friedrich von Vetterli e fu utilizzato dall'esercito italiano a partire appunto dal 1870. Con successive modifiche. Con successive modifiche, esatto. Nel 1887 fu applicato il caricatore Vitali a pacchetto da 4 colpi. E successivamente? In 6,5, per l'utilizzo durante la prima guerra mondiale con le lastrine per il fucile modello 91. Quindi nel 1916? Nel 16, esatto. Ok, quindi questo modello, in particolar modo questo modello è un cavalleria. Sì, esatto. Non è lungo da fanteria. No, è vero, questo è il modello da cavalleria, perché potete vedere che ha la baionetta smontabile e applicabile sulla volata. Mm. E l'alzo arriva fino a 1000 metri. Quindi la cavalleria arriva fino a 1000 metri. Altre particolarità di questo fucile: si può notare il coprisabbia, visto che era in quel periodo era si pensava che fosse sì. una buona norma proteggere l'arma, la culata dell'arma, certo, dalla sabbia. Perché dopo noi siamo andati anche in guerra con questo. Esatto, nelle colonie. Il coprisabbia è stato, insomma, nelle guerre coloniali si è rivelato un espediente abbastanza utile. Sì, abbastanza utile, non per forza fondamentale, però sicuramente utile. Ci siamo dimenticati il calibro in 10,4x47, che è un calibro abbastanza potente, ma per l'epoca diciamo che era già abbastanza superato in confronto all'11 Mauser o l'11 Werner usato dagli eserciti austriaci e tedeschi, insomma. Però comunque un discreto potere d'arresto, sì, sicuramente, anche perché se possiamo vedere dopo la prova di sparo è un calibro che si difende. Esatto. E cosa dobbiamo dire? Basta, andiamo ci a sparare, vediamo. Via, andiamo. Ciao a tutti amici di Svan Channel, noi usiamo, come spiegato prima, il Vetterli 1870 in 10,35 italiano, con palla da 322 grani in piombo. Questo è un fucile da cavalleria, adesso proviamo a vedere, a testarlo a 80 metri l'efficacia, e do il mio inserviente al pezzo eritreo che ci darà una mano, e adesso vediamo l'azione. Cinque colpi, 4 a segno e 1 fallato. Questo fucile è prodotto a Torino nel 1871, quindi ha già fatto un buon risultato.